Ciao bellezze, eccomi finalmente tornata con un nuovo video. Oggi voglio svelarvi 5 trucchetti che tutte le ragazze devono assolutamente sapere. Il primo trucchetto è dedicato ai pennelli, come avere dei pennelli sempre puliti. Lo so, è una cosa super noiosa pulire i pennelli, neanche a me piace, però da quando ho scovato questa ricetta su Pinterest mi sto trovando veramente benissimo e i miei pennelli sono sempre puliti. Vi servirà soltanto un po' di olio d'oliva e detersivo per i piatti. Dovete poi semplicemente andare a versare il detersivo in una ciotolina e insieme dell'olio d'oliva e mescolare i due ingredienti e voilà, il vostro detersivo, il vostro sapone per pulire i pennelli è pronto. Una volta pronto vi basterà semplicemente andare ad immergere il pennello leggermente inumidito all'interno di questa ciotolina e con dei movimenti circolari molto delicatamente, comunque mi raccomando non andate a sfregare troppo sulla mano, ma con movimenti super delicati e in modo circolare andate a lavare il vostro pennello utilizzando anche un po' di acqua tiepida. Non cercate di evitare di bagnare il manico del pennello, ma soltanto le setole. Con questa ricetta mi trovo veramente benissimo perché l'olio d'oliva va a pulire veramente bene le setole dei pennelli e restano super morbide, non si rovinano, a differenza di quando utilizzavo soltanto il sapone. Noto che le setole restano molto più morbide e da quando ho scoperto questo trucchetto lo sto praticamente adottando tutte le volte che devo lavare i pennelli e nel giro di 30 secondi avete già lavato un pennello. Una volta che non esce più lo sporco dal pennello andate semplicemente a risciacquarlo sott'acqua corrente, mi raccomando sempre acqua tiepida, e voilà, i vostri pennelli sono puliti e pronti per essere riutilizzati. Passiamo adesso al secondo trucchetto, ovvero come dare vita a un mascara secco. Quante volte vi è capitato di non utilizzare più lo stesso mascara per un po' di tempo, decidere poi di riutilizzarlo e accorgervi che è completamente secco? A me ad esempio capita spessissimo, specialmente per quanto riguarda questo della Too Faced, che è assolutamente il mio mascara preferito. Cosa dovete fare? Dovete semplicemente andare ad immergere il vostro mascara in una tazza piena di acqua calda. Lasciate in ammollo il mascara per circa 5 minuti e voilà, il vostro mascara è pronto per essere riutilizzato, gli abbiamo dato di nuovo vita. Quante volte mi è capitato di buttare il mascara perché lo trovavo secco e adesso che ho scoperto questo trucchetto assolutamente non andrò più a buttare nessun tipo di mascara, provare per credere. Il terzo trucchetto riguarda sempre il mascara. Quante volte vi è capitato di mettere il mascara di fretta e di sporcare la palpebra? A me capita tantissime volte. Questo trucchetto è super geniale, super veloce, dovete semplicemente prendere un cotton fioc, bagnarlo sulla punta e andare semplicemente a rotearlo sul mascara e voilà, la palpebra sarà subito più pulita. Il quarto trucchetto è dedicato alle sopracciglia. Cosa fare, cosa utilizzare quando avete terminato il vostro gel fissante preferito? Vi basterà semplicemente utilizzare un po' di lacca, andate a spruzzare la lacca su un pennello pulito e poi dovete semplicemente andare a pettinare le vostre sopracciglia per fissarle, staranno fisse per tutto il giorno. Il quinto e ultimo trucchetto invece è dedicato alle labbra, come andare ad esfoliarle, a renderle più morbide. Spesso mi capita di dover applicare il rossetto ma di accorgermi di avere le labbra secche, di averle screpolate, e un trucchetto immediato per risolvere questo problema consiste nell'utilizzare un po' di burro cacao. Dovete semplicemente applicare il burro cacao sulle labbra come fate solitamente e poi con l'aiuto di uno spazzolino andare a lavorarlo sulle labbra semplicemente roteando con movimenti circolari per circa 30 secondi e voilà, le vostre labbra saranno subito più morbide, più sfogliate e pronte per utilizzare il vostro rossetto preferito. E niente ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!